Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. La gioia grande annunciata dagli angeli, interpretata dal martire, da Stefano, la gioia impegnativa di Natale diventa come una provocazione perentoria, addirittura violenta, alla risoluzione, alla decisione, e Stefano non è alterato dalla reazione ostile della sua testimonianza, e tuttavia la sua testimonianza diventa come un giudizio. E chiediamo al Signore che perdoni i nostri peccati e ci consenta di conoscere e di conoscere fino la verità compiuta della gioia del Natale, e di conoscere la comunione piena, senza più timori e incertezze, con Lui, e chiediamo perdono per le nostre colpe. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, il padre, il figlio, i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa mia, a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. Già di per sé questo accostamento della gioia di Natale alla festa di Santo Stefano è paradossale. Certo, il Vangelo aggrava il paradosso, aggrava il contrasto, trasforma, manifesta la verità universale del martirio di Stefano. Il martirio di Stefano, come il destino di tutti i discepoli, odiati dal mondo, ma addirittura odiati da quelli di casa. E il paradosso dell'incontro tra questa celebrazione di Natale e la celebrazione di Santo Stefano, il paradosso è di sempre, appunto: gli angeli annunciano la pace e la nascita di Gesù scatena la guerra.
la sorpresa, lo stupore, la incredulità è di sempre. Certo, è particolarmente accentuata questa sorpresa da quando il Natale è diventato una festa fiabesca. È la festa degli affetti, come si dice. Certo, il Natale nell'immaginario pubblico, nella sensibilità più diffusa, è molto legata al Natale dell'era vittoriana, di Dickens, la commozione, tutti buoni, la notte di Natale tutti buoni. E questa evoluzione romantica del Natale, sentimentale del Natale, che predispone lo spazio per il passaggio dal mistero, dalla festa del mistero dell'incarnazione, al festival. E cos'è un festival? È una festa popolare. E il festival è dei luoghi comuni, ecco, l'uguaglianza, la fraternità, l'ambiente. La serie dei luoghi comuni sui quali tutti possiamo essere d'accordo e dobbiamo essere d'accordo. Ecco, la trasformazione del Natale in un festival rende ancora più sorprendente e indigeribile l'accostamento della festa di Natale alla memoria di Santo Stefano. Sì, non è un rimedio quello suggerito dalla filologia, e i martiri sono sempre celebrati, come sappiamo, nel giorno del loro Natale. Anche Santo Stefano è celebrato il 26 dicembre, riconosciuto e reputato come Dies Natalis, come il giorno della sua nascita al cielo. Ma appunto questa spiegazione della morte del martire come un Natale aggrava ancora, piuttosto che rimediare, il paradosso dell'accostamento tra la tenerezza della nascita di un bambino, promessa di un mondo nuovo, e la morte cruenta di un testimone, di un discepolo del Maestro. Certo, l'accostamento non è soltanto della liturgia, Natale, Santo Stefano, e l'accostamento della nascita di Gesù al martirio è già nei Vangeli, in maniera anche cruenta, molto cruenta, insopportabile. Nel Vangelo dell'infanzia secondo Matteo, Erode si inviperì, decise la morte di tutti i bambini di Betlemme, il figlio di Maria con la madre e Giuseppe costretto all'esilio, alla fuga in Egitto, e si fa strage degli innocenti. In Matteo, diciamo, l'accostamento tra la nascita di Gesù e lo scatenamento della violenza persecutoria è molto esplicito, quasi troppo esplicito. Nel Vangelo di Luca l'accostamento è più interiore, più discreto. E il vecchio Simeone accoglie il bambino nelle sue braccia, loda Dio, ora lascia che il tuo servo vada in pace. I miei occhi hanno visto il compimento delle promesse di Dio, il Natale come il compimento delle promesse di Dio. E poi, rivolto ai genitori, questo bambino sarà una pietra d'inciampo perché si manifestino i pensieri, vengano alla luce i pensieri nascosti di molti cuori. E dunque, ancora una volta, ribadito questo aspetto giudiziale della nascita di Gesù. Gli uomini da sempre, ma gli uomini del nostro tempo con più evidenza, preferiscono che Dio stia in cielo. Sulla terra
È un disordine pubblico, è uno scatenamento di sentimenti troppo violenti. Appunto, l'umanità moderna ha accolto nella sostanza la proposta del filosofo del diritto che di fronte alle guerre di religione proclamò: se vogliamo vivere in pace dobbiamo vivere insieme come se Dio non ci fosse, perché ogni volta che si nomina Dio qui si scatena una guerra. In Matteo il contrasto è molto evidente nel Vangelo dell'infanzia di Matteo, ma anche in Luca, appunto, il bambino è una pietra d'inciampo e a te stessa una spada, a te stessa la madre. Una spada trafiggerà l'anima. Ma poi l'altro episodio è più suggestivo ancora per rapporto alla meditazione sul Natale, sul mistero di Natale. Lo smarrimento di Gesù nel Tempio, lo trovarono dopo 3 giorni. Gesù bambino, come Stefano, stupiva i suoi interlocutori con la sapienza delle sue domande e delle sue risposte. Gesù bambino stupisce, ma Gesù bambino anche sconcerta. Che cosa ci hai fatto? E tuo padre Dio, angosciati ti cercavamo. Perché mi cercavate? E non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Non compresero queste sue parole. E tuttavia egli ritornò con loro a Nazaret ed era loro sottomesso. Viene il dubbio, cercando di interpretare questa soggezione di Gesù bambino che ritorna un bambino sottomesso, come sono tutti i bambini, è in attesa di istruzioni dai genitori. No, Gesù è un bambino speciale, perché mi cercavate, non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio. E Gesù sembra essere come una smentita violenta del codice affettivo, appunto, dei rapporti tra genitori e figli, tra madre e figlio. Come interpretare questo ritorno a Nazaret ed era loro sottomesso? Forse perché Gesù è un bambino precoce e protegge la madre, come molto spesso accade che i figli proteggano la madre e cerchino di evitare la madre. No, non è plausibile questa spiegazione. La soggezione di Gesù alla madre, al padre, è vera. È la soggezione, certo, suggerita dai sentimenti naturali, si dice. Dai sentimenti disposti dall'opera misteriosa e provvidente di Dio. È Dio stesso ha disposto che il figlio onori il padre e la madre, attraverso l'onore del padre e della madre conosca la sua iniziazione alla fede, al riconoscimento del Padre Celeste. L'obbedienza, la soggezione di Gesù ai suoi genitori è sincera e tuttavia è una vera, cordiale, sicura, e tuttavia è una soggezione, come dire, abitata da una verità che sfugge. Appunto, la madre non si dimentica la sorpresa, la ferita, l'inquietante intervallo che all'improvviso si è scavato tra lei e il figlio nel Tempio, risolto dal ritrovamento dopo 3 giorni, è una chiara profezia della resurrezione di Gesù. La madre non si dimentica di quella frattura, si interroga, e quella frattura non deve essere cancellata.
deve essere compresa, ma come si fa a comprendere la verità nascosta di quella frattura? Meditava tutte queste cose, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore, e attraverso il tempo, attraverso la distensione del tempo, la madre giunge alla verità. Alla verità di una ferita, dobbiamo chiamarla. La verità di una ferita precocemente avvertita, contraddittoria rispetto alla gioia, all'univoca gioia, alla superlativa gioia di un bambino portato in braccio, non dimentica, e attraverso la perseveranza della memoria e la meditazione di tutte queste cose giungerà appunto alla verità compiuta. E dunque il Natale, che sia una festa, che non sia un festival, chiede di riconoscere la distanza, l'intervallo, la scandalosa distanza del figlio di Maria rispetto a tutto ciò che è considerato come scontato e ovvio e confortante in questo mondo. E non si può eliminare la distanza. Ecco, Stefano è così. Stefano è descritto nel racconto lucano del suo processo. Stefano come esuberante, effervescente, generoso, lieto, franco, esplicito, inesorabile nella sua testimonianza, attraente, ma proprio perché attraente, irritante. Irritante perché non si può resistere alla parola di Stefano. E Stefano appunto propone, la liturgia naturalmente non può leggere la rilettura, leggere la interpretazione che Stefano dà della storia di Israele, un'interpretazione assolutamente persuasiva, ma proprio perché assolutamente persuasiva, insopportabile, perché la interpretazione che Stefano dà della storia di Israele, di Mosè, dei profeti, della legge, del Tempio, è processato perché ha parlato contro la legge e contro il Tempio. E notate, la legge e il Tempio. La legge e il Tempio sono le espressioni forse più puntuali della visibilità di Dio in questo mondo. La legge e il Tempio producono, il Tempio fino ad oggi, il Tempio di Gerusalemme è uno dei luoghi, diciamo, più eloquenti che c'è sulla faccia della terra. Questo Tempio, questo fu Tempio, questa spianata deserta, visitata da tutti gli angoli della terra, questa spianata dove non si può pregare, non si può nominare Dio. La spianata del Tempio è uno dei luoghi più secolari della terra, ed è un luogo nel quale, la spianata del Tempio di Gerusalemme, è un luogo nel quale si respira con l'aria il nervosismo, l'inquietudine, il conflitto, la prossimità inquietante della guerra. Ci sono anche le due polizie, quella palestinese e quella israeliana, ma si capisce che se uno respira troppo profondo rischia di morire, e bisogna stare molto attenti. È il Tempio, il luogo della visibilità di Dio, il Tempio, il luogo del silenzio a proposito di Dio. E la legge, è la legge che fa il paio col Tempio, certo, la legge che puttigliosamente interpretata dai farisei in modo che non lasci nessuna smagliatura, nessun spiraglio di uscita, la legge inesorabilmente interpretata dall'alacà giudaica come la legge che divide gli uomini, non che sancisce l'alleanza tra gli uomini. Distruggete questo Tempio e in 3 giorni ne costruirò un altro, dice Gesù quando purifica appunto il Tempio ed è interrogato a proposito dell'autorità, della sua autorità. Dunque
l'accostamento tra Natale e Santo Stefano ripropone il compito arduo, ripropone alla coscienza cristiana, alla responsabilità dei pastori della Chiesa, questo compito arduo di essere nel tempo, nella storia, non ripetitori inutili dei luoghi comuni, io la chiamo l'etica dell'ONU, che non c'ha né tempo né memoria, né fuori appunto, tutti uguali, tutti senza ricordi e senza futuro e senza speranza. Opporsi appunto a questa omologazione planetaria ed essere nel tempo segno di una cosa nuova che proprio oggi sto realizzandola, non ve ne accorgete, e ci consente il Signore di accorgerci delle cose nuove che sta iniziando in noi con il Natale e di esserne testimoni lieti e inesorabili di fronte ai fratelli. Ti rendiamo grazie per i molteplici doni della tua misericordia, o Padre, che ci salvi con la nascita del tuo Figlio e ci allieti con la celebrazione del santo martire Stefano, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Cristo andiamo in pace.